da casa a letto in bicicletta. Mi sento un po' giovanotti con la mia mascherina scalda collo. E sono partito, sono fatto i primi 10 km. Sono forse tipo 80. Vediamo se ce la faccio. Farò sapere se ce la faccio. Cioè, dai che ce la faccio. Ciao. Le 7:40. Sono arrivato al ponte di Comacchio, comodo, dove ho buttato l'altra volta, e adesso, finito il percorso, diciamo, asfaltato, mi aspetta questa stradina bianca che costeggia tutta la Mussa fino ad arrivare all'Adda. Ho fatto i primi 20-21 km e niente, me ne aspetta un altro 60. Andiamo con la mia bici. Se di notte seguito spa quella? Funziona il cambio, tocca un po' quando metto le marce più pesanti, dovrò regolarlo. Se la marcia questa qua va benissimo, ma insomma preferirei che non toccasse mai. Io ho messo il caricabatterie tutto io, se no 4 ore non me le tiene col navigatore eccetera. Comunque proseguiamo, vi faccio sapere se arrivo e come, vivo, morto, bucato, cambio rotto, ruote bucate, ve lo dirò. Ciao, sono a Vaprio d'Adda e niente, da praticamente vi spiego un po' la strada che ho fatto, adesso vi faccio vedere anche. Ciao, ho passato Vaprio d'Adda, sto seguendo la Martesana. Lì c'è la Martesana e appena qua dietro c'è l'Adda, adesso non si vede. Mi sono fermato un po' all'ombra perché fa veramente caldo. Niente, sono a 43 km, sono le 9:30, mi sono un po' perso, sia come ritmo che come strada. Sono ancora sotto, cioè sono a 2 minuti e 59 al chilometro, quindi insomma, perché tutte strade bianche, tra l'altro quella parte della Muzza bruttina. Comunque da Sordio ho fatto per la pista ciclabile per Mulazzano sono andato verso, attenzione che passa, Mulazzano sono andato verso il Parco Ittico, dal Parco Ittico Comazzo, Ponte di Lavagna, lì ho seguito la Muzza fino ad arrivare diciamo a Cassano d'Adda. Cassano d'Adda si segue, diciamo passi in mezzo al paese, segui la Martesana e la Martesana è ancora questa. Adesso praticamente sono quasi arrivato vicino, quasi al Brembo, dove il Brembo va nell'Adda, quindi a Capriate, però sono dalla parte diciamo di Milano, non da quella bergamasca, e niente, perché dicono che qua la strada è un pochino più facile, quindi vi saluto, vediamo se riesco a girare, non riesco, no, e niente, vi saluto e vediamo, mi faccio il video così, proprio alla brutale, ciao, a dopo. Guardate un po', sono a Trezzo sull'Adda, vedete? Qua c'è la Martesana e lì, adesso faccio vedere un po' di più, si vede. Vediamo. Vedete? E qui c'è il mitico Adda. Mi sa che questo qua, guarda, là c'è, come si chiama? Cavolo, il paese degli operai, villaggio operaio di Crespi d'Adda, eccolo lì, vedete i due ciminieri e quello là il castello. Quindi questo qua è il ponte che abbiamo fatto con i ragazzi. Eh sì, è il ponte lì che abbiamo fatto con i ragazzi. Sì. Quella è la strada che avevamo fatto a piedi. Va bene, alla prossima. Non so se mi sentite, ho passato fino a Trezzo, c'è la parte sull'Adda chiusa, di salire al santuario, si batte la pesca, quello che diceva anche Alessio, che poi è una salita pazzesca, poi scendere e ritorno sull'Adda di qua. Finalmente sono arrivato, ma sono un po' provato.
Provo così, che forse viene meglio. Questo pezzo è bellissimo. Andà. Bello. Parlate, è rilassante. Anche la strada è tornata un po' più. Andate. Un po' più rilassata, diciamo. Dopo la salita del santuario di, non mi ricordo, adesso aiutami tu. C'è questa anfa dell'Adda, potrebbe girare a sinistra e tornare indietro, se ho visto bene dalla cartina. Guardate che bello, la velocità ormai l'ho persa. Fermo un attimo che sono un po' stanco. Qui siamo sull'Adda, vedete? Qua la parte inizia a essere interessante. Boschi, un po' di colline. Colline, insomma. Un po' di movimento della terra a cui non siamo abituati. E niente, non so neanche dove sono. Dopo Trezzo, ma non lo so. Vi saluto, a dopo. Eccomi, chilometro 62 e sono al traghetto di Leonardo, quello che si fa a mano, insomma, che abbiamo fatto anche quei ragazzi una volta, se vi ricordate. Vedete? E qui c'è l'Adda. Questo pezzo effettivamente è molto carino. Bello. Vedete? Va bene, sono un po' stanco, ma ce la farò. Ecco, il paesaggio si apre, non siamo ancora sul lago, ma in questi laghetti dell'Adda. Vedete, da dietro c'è il resecone, non si vede, vediamo se riesco a avvicinarmi. Non si vede. Comunque da dietro c'è il resecone. Ecco qui il paesaggio, ecco il resecone là dietro, quello là nella valletta, vedete? Questo è sempre il nostro amico Adda, qua che bello. Vedete? Io non so neanche dove... Ecco. Chi segue su quello stradone? Dietro a quella curva è sempre più distante. E dietro alla curva del tempo che vola c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale. E lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio...
eccomi morto. E niente, sono in un parco, disteso sulla panchina e mangio qualcosa adesso. Eccoci quasi arrivati in quel di Lecco Ponte, sopra l'Adda. Non so dov'è che mi fa attraversare. Siamo. E quella di là è Lecco, è Resegone. Ma la vista è diventata più bellina. E adesso, ho visto un sacco di parchi, giochi chiusi, neanche qua sannificano. Vista finita, vi saluto. Ciao! Eccoci quasi arrivati. Che lo farà cadere, che ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Santo e Pollastri, il tuo giro è finito e già si racconta che qualcuno ha tradito. Eccolo l'ingresso a Lecco del mio ponte, vedete? Sto arrivando. Eccolo l'ingresso a Lecco. Sempre più distante.